Rivolgo i permessi per postare su Forum Rai. Signora Gabanelli, non so se se ne è resa conto, ma ha fatto un'azione sciocca. Tentare di impedire a me e ad altri utenti di esprimere liberamente le proprie idee e fare domande. Si possono ancora fare domande? Questo abbiamo fatto, domande. A me, ma so che è così anche per gli altri bannati, visto che ho seguito i loro interventi, non importa un fico secco dei rapporti tra lei e Paolo Barnard. Ho solo si fa per dire, colto l'occasione della denuncia pubblica di Barnard, preporre a me stessa e a voi che vi fregiate della patente di paladini della libera informazione, quella che non guarda in faccia nessuno, pur di dire le cose come stanno, delle domande sulla censura legale, quella che sta alla base della mancanza, appunto, di libertà di informazione. Mi sarei aspettata da chi le domande scomode le fa agli altri una risposta e non una sequela di insulti da parte del suo collaboratore Bernardo Iovene, oltre alla mancanza di risposte nel merito, il che è doppiamente offensivo, così come offensivo che lei dia due risposte, postandole però in tweet blindati, come dire parlo io, zitti tutti. Le chiedo, perché lei pensa di detenere solo lei il diritto di fare domande scomode? Perché solo lei in questo paese impazzito pensa di dover dar conto a chi la segue e perciò le permette di continuare ad andare in onda del suo operato? Perché lei non sente urgenza di fare fronte comune con i suoi colleghi e con noi per far sì che una clausola capestro come la Malleva non riguarda soltanto la RAI ma tutti i giornali e le TV, in modo che tutti i suoi colleghi si sentano più liberi di osare e dare a noi utenti e lettori l'informazione alla quale abbiamo diritto? Ha mica in mente di salvare il suo solo orticello, di splendere come unico faro nella notte? No, sa, io credo pochissimo agli eroi e paladini, appartengo a una generazione che ha battuto tutti i miti, quella che cerco per dare la mia fiducia e la chiarezza. Se lei invece di censurare, di censura si tratta, con tutti i mezzucci dei quali vi siete serviti, avesse risposto in modo chiaro e onesto, avrebbe colto anche lei le occasioni che oggi si offre di cambiare una situazione che porta il nostro paese in fondo a tutte le classifiche sulla libertà di informazione. Invece no, lei ha reiteratamente riportato la discussione sul mero inciucio da cucina del rapporto tra lei e Barnard. Ci ha impedito di discutere del vero tema, censura legale. In più ci ha offerto lo squalido spettacolo di una persona dura e pura che da una parte si rifà su un collaboratore in solidarietà con la RAI, mentre dall'altra sotto banco si dice pronta a risarcirlo di tasca propria. A lei questa sembra una dimostrazione di correttezza, a me sembra uno scopiazzamento delle peggiori manovre di quegli stessi poteri che le dice di voler combattere. Risultato della sua azione, lei perde, noi vinciamo, lei censura su Forum Rai e noi facciamo sapere la cosa al mondo. Io non ho scritto offese, non ho violato i regolamenti della community, Nick Marisetta, ergo rivolgo i permessi per postare e se ci aggiunge le sue scuse ci guadagna lei. Dica che era nervosa, che aveva frainteso, dica quello che vuole ma mi faccia ridare i permessi. Non mi registrerò con un altro Nick per bypassare il ban, in quanto considero il vostro un abuso di sapore fascista stanilista. Faccia lei, Marisa. Prima di entrare nel vivo della questione in atto, magari proviamo a recuperare il filo dopo la pubblicazione del video censura legale. Sì, allora dopo la prima uscita della mia denuncia, quello che è successo è stato un allargamento sulla rete molto molto ampio, rimbalzata dappertutto, questa denuncia di censura legale e poi è stato il momento diciamo, di rivolgersi ai media popolari, ai grandi media per riuscire ad avere un po' di giusta visibilità per questa denuncia e lì sono cominciate ad accadere delle cose piuttosto strane. Faccio un piccolo riassunto per chi non ha seguito la prima parte dell'intervista di Arcoiris su che cos'è censura legale. Io quasi esattamente un mese fa, ho deciso di uscire allo scoperto denunciando il fatto che le notizie che giungono ai cittadini vengono prima vagliate dagli uffici affari legali dei grandi media e quindi vengono decurtate di tutto quello che potrebbe causare grane legali a questi media e quindi già una parte della verità viene omessa per paura che poi qualcuno si voglia rivalere sul medium in maniera pesante economicamente eccetera. Accade oltretutto che siano anche gli avvocati diciamo chiamiamoli dei gaglioffi o dei presunti malfattori che vengono intervistati o indagati dai giornalisti che fanno pressioni sui media per preventivamente, per evitare proprio che queste interviste scomode vadano in onda, per cui il medium poi si spaventa e decide magari di tagliare quell'intervista o addirittura di non mandarla neppure. Questo accade anche con i fotografi, attenzione. Mi hanno scritto alcuni fotografi che alcune foto scomode, per esempio, non vengono pubblicate per lo stesso tipo di paura.
Qui c'è già un depauperamento molto forte dell'interezza dell'informazione così come esce dai media per questi timori di essere citati in giudizio, eccetera. E poi oltretutto cosa succede? Che quando poi accade che comunque, nonostante tutte queste precauzioni, la notizia esce, anche se decurtata, e accade che la persona o le persone interessate poi ti citano in giudizio, capita molto spesso, specialmente con i giornalisti collaboratori esterni delle grandi testate, dei media, che l'editore che ha pubblicato la notizia, che se ne è fatto carico, eccetera, scarichi il giornalista in tribunale dicendo: io non ho niente a che fare con lui, la responsabilità è tutta sua, eccetera. E questo diventa un peso, un carico gigantesco per il giornalista da sopportare, perché il giornalista che ha fatto il lavoro si ritrova citato in giudizio con l'editore, si ritrova poi anche scaricato dall'editore nel momento cruciale del problema. Questo fa sì che tanti giornalisti dicono: beh, io a questo punto, se devo rimetterci personalmente, anzi in maniera anche molto pesante a volte economicamente, io non faccio più inchieste scomode, perché so che nel momento in cui capitano poi le grandi legali il mio editore mi scarica. Io ho fatto questa denuncia, appunto, e ho detto: tutto ciò, questi tre punti che ripeto in maniera fulminea, cioè il fatto che le notizie vengono tagliate per paura poi di essere citate in giudizio, il fatto che preventivamente addirittura da parte di chi viene indagato ci sia un tentativo di minacciare azione legale per cui si chiede che la notizia non venga trasmessa o decurtata, e l'abbandono dei giornalisti nel momento in cui poi arriva la grana legale da parte degli editori, l'abbandono da parte dei editori e dei giornalisti, tutto questo diventa una minaccia enorme per la libera informazione in Italia, molto più grave della censura cosiddetta politica, perché questo accade tutti i giorni in decine e centinaia di casi. E che io ho fatto questa denuncia, l'ho fatta prendendo come a esempio il mio caso personale, dove io ho fatto un'inchiesta, diverse inchieste per la trasmissione Report di Milena Gabanelli, ma dove in particolare una mia inchiesta trasmessa, replicata, vagliata dagli avvocati della RAI prima di essere messa in onda, viene citata in giudizio. A quel punto io mi ritrovo scaricato dall'editore, cioè dalla RAI, e anche incredibilmente da Milena Gabanelli, che fa comunella con la RAI nello scaricare il giornalista, cioè il sottoscritto. Ho preso spunto da questa mia storia e l'ho divulgata assieme alla denuncia di censura legale. E da lì sono cominciate poi le grane, i guai, di cui poi parliamo in questa... Però vorrei dire, l'obiettivo di questa tua denuncia non era tanto quello, almeno quello che ho capito io, non era quello di parlare dei tuoi fatti personali, che con tutto il rispetto, voglio dire, possono interessare, però... Voglio dire, voleva essere un campanello d'allarme per cosa? Perché io vorrei sottolineare questo fatto, perché mi sembra che in rete ci sia stata un pochettino, diciamo, si sia sottolineata una polemica personale, più che puntare l'attenzione su quello che doveva essere l'obiettivo della tua denuncia. Mi sembrava che la tua denuncia avesse uno spessore che andava al di là di quella che è il fatto personale in atto, che è gravissimo, non voglio sottostimare il fatto personale, però voglio dire, qua si parla di libera informazione e di una serie di problematiche che vanno ad inficiare la libera informazione in un paese democratico, o che almeno si proclama democratico. Quindi vorrei puntare molto l'indice su questo, quindi non è che noi stiamo affrontando una polemica Barnard Gabanelli, due grandi giornalisti che avranno i loro problemi, ma quelli si gestiranno per i fatti loro. A noi, con tutto il rispetto, non ci frega niente, proprio con tutto il rispetto. A noi quello che interessa è quello di dare luce al discorso della informazione che viene minata, mi sembra. Sì, precisamente. Allora, è vero quello che tu hai notato. In rete c'è stata una parte che si è concentrata su questa disputa fra i due giornalisti. No, questo è completamente fuori luogo. Il problema qui l'ho scritto a tantissimi, lo continuo a ripetere, è un problema generale di decurtazione, di impoverimento della libera informazione, dovuto a questo problema delle paure che nascono all'interno dei media di essere citati in giudizio, eccetera. Lo scaricamento del giornalista, l'abbandono del giornalista. La polemica fra me e Milena Gabanelli è purtroppo una polemica molto aspra, perché io, nel dare un esempio di censura legale, non ho preso dentro porta a porta, allora lì non sarebbe accaduto assolutamente niente, non ho preso dentro, che ne so, Giuliano Ferrara, ho preso dentro Milena Gabanelli,